Per noi è un piacere, un'emozione e anche un motivo di orgoglio essere qui con tutti voi questa sera per un doppio appuntamento, ovvero l'intitolazione del Civico Museo Archeologico a Claudia Giuntella, una studiosa, una nostra concittadina scomparsa purtroppo alcuni anni fa e che tanto lustro ha dato alla nostra città. E per inaugurare semplicemente, sobriamente, come piace a noi, la statua del Telamone che ci è stata concessa in prestito temporaneo per il momento dal Museo Nazionale Archeologico dell'Umbria, dove era esposta, e quindi anche dal Polo Museale dell'Umbria, e che già in questi giorni, primi giorni di esposizione, sta riscuotendo obiettivamente tanta curiosità e tanta attenzione, e questo non può che farci piacere. Come dicevo, sono due fatti che inevitabilmente ed evidentemente sono due facce della stessa medaglia e rientrano in quell'azione, in quella visione, in quel tentativo che direi questa amministrazione comunale, ma tutta la città, sta cercando di fare mattone dopo mattone per valorizzare appunto le nostre bellezze, la nostra città, i nostri musei, sia da un punto di vista delle politiche culturali che da un punto di vista di attrattività e di politiche, e di politiche turistiche. Sono due momenti particolarmente emozionanti, forse lo si capirà dalla mia voce. Cristina Locci, che è un'amica storica di Claudia, presidente del gruppo archeologico. Cristina, con il suo gruppo, ha donato all'amministrazione e al museo la targa che tra qualche secondo scopriremo. Quindi, grazie a tutti, per noi è una gioia.